In Pavia, sesta giornata del campionato di prima divisione, girone A, si sfidano Pavia e Foligno, scontro salvezza, Pavia in tenuta bianca che attaccherà da destra verso sinistra, risponde Foligno con la terza maglia verde bordata di bianco. Vediamo le formazioni, Foligno che si schiera con un 4-3-3 con Zandrini in porta, difesa con Tuia, Petti, Costantini e Messina, a centrocampo Merlissala, Menichella e Tattini, l'ex di turno che viene rilanciato come titolare di punta. Prova a tenere in campo il pallone sulla fascia opposta, Gellier ci riesce, all'indietro per Carotti, inesauribile dinamismo di Capitan Carotti, giocatore che per quantità ma anche abnegazione meriterebbe ben altre categorie in cui giocare. Tanto grosso in mezzo Rodriguez di testa! Cosa si è mangiato Rodriguez? Il cross in mezzo di Meregalli, forte teso per Falco, anticipato di pugno da Zandrini. Allora, Red, classe 92 di proprietà del Padova, un grande talento. Tanto insiste Falco, va sul fondo, il cross in mezzo di testa Rodriguez! Il miracolo! Con la punta delle dita di Zandrini che nega il gol del vantaggio all'Iberico. Sempre 0-0, terzo corner per i Pavia. Recupera il pallone Puccio, non ha sortito effetti calcio d'angolo, allora Puccio può rilanciare in profondità per Falco, serie di finte, entra in area, il cross in mezzo Rodriguez, non trova la conclusione, poi Marchi, batti e ribatti, in qualche modo si lotta, il rimpallo Carotti in area, mette in mezzo e c'è il gol, e c'è il gol del Pavia, e c'è il gol del Pavia, con Mattia Marchi, che va a esultare in maniera rabbiosa sotto la curva, spaccando anche un cartellone pubblicitario, il vantaggio del Pavia, il primo sigillo in maglia azzurra di Mattia Marchi. Il destro di Puccio e c'è il gol del 2-0 sulla sponda di Rodriguez, il primo gol con la maglia del Pavia di Gabriele Puccio. 2-0 del Pavia che mette il match in ghiaccio. Palla dentro, retropassaggio di Enrico, fuori gioco. Fuori gioco, ma il gol è valido, ma il gol è valido secondo il direttore di gara, il signor Caso di Verona, che si prende lui la responsabilità. E allora sigillo anche per De Enrico, Ciccio De Enrico, il gol del Val Pavese, secondo gol in campionato per lui. 3-0 del Pavia, 79esimo. Sì, retropassaggio di Messina. Retropassaggio.